Avete mai trovato questi biglietti che pubblicizzano l'acquisto di auto usate? Volevo capire come funziona la vendita. Mi dice il modello, poi veniamo noi a prenderla, se ci mettiamo d'accordo con il prezzo tutto. Ma si fa in giornata, pagamento in contanti subito anche? Io vengo a vederla, mettiamoci d'accordo con il prezzo e poi andiamo in agenzia a fare i contatti. Ma i contanti cosa vuol dire? Che mi dai un assegno, un bonifico, cioè mi dai 6.000 euro? Sì, un contanti come preferite voi, per me non cambia niente. Ma 6.000 euro me li puoi dare così poi in contanti? Noi siamo export, li posso dare anche in contanti, per me non c'è problema. Con i contanti li posso anche rimediare, però mi fa un po' di sconti. Ah, si fa in giornata? Si fa il passaggio di proprietà. Contanti, soldi in contanti. Puoi mettere in atto che si può prendere 2.999. Capito, in alto mettiamo 3.900, poi quelli ce li dopo. Pago la macchina, gli faccio il passaggio di proprietà, io ho la partita IVA qua aperta in Italia, poi porto la macchina via con la targa in prova, non mi interessa se ha la sicurezza. Ma quali sono i consigli per vendere la propria auto in assoluta sicurezza? Ai contanti bisogna fare molta attenzione. Io ho avuto da persone vittime di frodi la prova provata che vengono consegnati spesso delle banconote false. E si faccia attenzione a una cosa, non vengono consegnate alcune banconote false in mezzo a quelle vere, vengono consegnate tutte false, perché se sono tutte false uno non percepisce anche con le dita la lieve differenza che spesso c'è tra banconote contraffatte e banconote vere. La cosa più importante è accertarsi che il passaggio di proprietà sia correttamente eseguito e correttamente registrato. Massima prudenza nel consegnare le chiavi o il telecomando, perché la chiave può essere catturata con gomme americane o altri sistemi in un attimo e quindi è facile duplicarla, e allora se la trattativa non va a buon fine la vostra macchina verrà rubata tra qualche giorno, perché sanno esattamente chi siete, dove abitate, hanno la chiave, hanno duplicato il telecomando e se la portano via. In conclusione, prudenza, prudenza e ancora prudenza. Purtroppo voi non siete preparati contro questo tipo di frode, siete allettati dalla possibilità di vendere in fretta anche se a prezzi stracciati, e allora abbassate tutti i livelli di guardia che ognuno di noi dovrebbe invece avere quando fa una trattativa del genere.